Un guerriero, figlio di Goku, nelle cui vene scorre il sangue dei Saiyan. Anche se non ama combattere, possiede un enorme potenziale riconosciuto sia da suo padre che da Vegeta. Dopo l'assalto degli androidi, cerca di ottenere il potere di un Super Saiyan, allenandosi con Goku in una stanza allo spirito del tempo. Ah, quindi parte proprio dalla saga degli androidi. Vai, Gohan, sorvola i cavoli. Che poi qua parte da Gohan Ultimate, diciamo, cioè Gohan adulto. Quindi si parte già dalla saga degli... Quindi si devo skippare di Saiyan e Freezer. Oddio, Freezer uno l'avrei fatto. Gohan è determinato come non mai ad allenarsi duramente con suo padre nella stanza spirito del tempo. Tutto è iniziato dalle parole di un giovane misterioso. 3 anni dopo ritorna sulla terra di Gohan e degli altri anche Freezer, sopravvissuto allo scontro su Namek, giunge sul pianeta col suo esercito. Dopo aver percepito la sua aura, Gohan e gli altri si precipitano nel luogo in cui Freezer sta arrivando, ma al suo posto trova un ragazzo misterioso. Che io credo sta parte giocheremo con Trunks, penso. Il giovane si trasforma in Super Saiyan e annienta in un istante Freezer e tutti i suoi uomini. Non solo, ma predisse anche il luogo e l'ora in cui Goku sarebbe tornato sulla Terra. Quando Goku arrivò, come previsto, gli diede un messaggio, poi se ne andò. Il ragazzo gli vede che 3 anni dopo sarebbe apparso e andato. Vabbè, qua Goku crolla a causa del coronavirus. Si attivano anche gli altri androidi, la situazione precipita e Goku e Gohan si devono allenare. Mi sento pesantissimo. Quando la porta è chiusa, siamo completamente separati dal resto del mondo. Così capirei perché, quando ero piccolo anch'io, non sono riuscito a resistere più di un mese qui. Entrate in una stanza, qui c'è uno spazio immenso, è completamente vuoto. Credo che sia grande almeno quanto tutta la Terra. Non androtti troppo, se ti perdessi potresti persino morire. Dobbiamo rimanere qui per un anno. Dobbiamo far sì che tu riesca a diventare un Super Saiyan. Dici che ne sono capace? Certo che sì, nel tuo corpo scorre il sangue di Saiyan, no? Ci prenderemo del tempo per insegnarti a trasformarti, perché passeremo all'allenamento vero e proprio. Da essere il leggendario Super Saiyan a farlo con tutti quanti. Ma secco! Goku, io te meno, te lo dico. No, no, Goku, però non si fa così. No, no. No, Goku, però non vale bullizzare tuo figlio così, te lo dico. Ah, ok, l'abbiamo menato noi invece. Puoi farcela, devi solo credere in te stesso. Che mi ho sbloccato un costume. Bravo, e dopo Luca ci sono le mie sub. Ah, subito contro Cell, vabbè. Mentre Goku e Gohan proseguono il loro allenamento, Cell assorbe gli altri androidi e raggiunge una potenza spropositata. Al prossimo combo possiamo dormire in due in quel letto. No, stai tranquillo, non ti preoccupare. Tre piedi addestramenti escono dalla stanza. Gohan e Goku vengono informati di un torneo di arti marziali, il gioco di Cell, che si terrà tra 9 giorni. Il giorno del Cell Game è giunto e i guerrieri si riuniscono per sfidare Cell dotato del suo corpo perfetto. Prima a farsi avanti è Goku, Vegeta e gli altri restano attoniti davanti all'energia sprigionata in quello scontro. Goku però si rende conto che la sua percezione di ciò che sta accadendo è totalmente diversa da quella degli altri. Improvviso Goku interrompe il suo combattimento con Cell, dichiara la sua resa e dice qualcosa di inconcepibile. Voglio far morire mio figlio, vai! Ora il prescelto sei tu, con tutti All Might reference comunque. Non ce la farà mai. Metto che la forza di Gohan è aumentata in modo inaspettato, ma non ha speranze contro un avversario che nemmeno tu puoi battere. Devi fidarti di me. Gohan ha una forza dentro di sé che è più grande di qualsiasi cosa tu possa immaginare, anche del mio palle. Tu pensi che il mio livello e quelli di Cell siano troppo elevati perché tu possa superarli? Direi di no. Non stavate facendo sul serio, vero? Ma io combattevo alla massima potenza, quindi ti è sembrato che mi stessi trattenendo. È vero ciò che dice. Coraggio, Gohan, riportiamo la pace nel nostro mondo. Non volevi diventare uno studioso importante, capito di me? Basta con sto letto, Gohan. Dio Cristo. Attenzione, subito così, Gohan.
Oh, sei di merda. Pezzo di fango. Mi dispiace, Terra, sei morto. Manco devo diventare Super Saiyan 2, mi sa. Ah, sei la vaffanculo. Devo combattere. Oddio, ma sei un gigante. Non voglio davvero ucciderti. No, go, non ti preoccupare, lo voglio uccidere io, infatti. E guarda che fosso che c'è sta qua. Sì, ma l'ho distrutto già. Cioè, manco ci trasformiamo qua. Non dimmi che ho fatto il what if, che bestemmia. Pensavi di intimidirmi con questa storiella? No, ok, dovevo farlo. Era scriptato. Sei solo un bambino. Io invece ho deciso che voglio assolutamente farti arrabbiare. E quindi picchierò tua madre. Ma come what if? No. Se allora è curioso di confrontarsi con la vera forza Gon, lo scaglia via con un pugno. Gon reagisce ma non si abbandona alla rabbia. Se lo continua a infliggergli colpi su colpi nella speranza di scatenare la sua furia. No, vabbè, la storia è normale. Tuttavia, ferire Gon sembra non essere sufficiente per farlo arrabbiare. Per spingere oltre il limite, se le prende di mira Goku e gli altri. Perdonatemi se vi coinvolgo, ma ho deciso di distruggermi con Cell. Sì, così. Ero di passaggio, mi rompevo i cuori, non sapevo che fa. Ho detto, vabbè, ma mi faccio esplodere. Così per ride, capo. Che peccato, numero 16. Comunque sappi che una semplice bomba non sarebbe stata sufficiente a distruggermi. Fede conti, sei solo un altro fallimento del dottor Gero. No, la testa volante dove sta? Miser Junior. Esistono avversari con cui non si può ragionare. Guarda la censura che non ti fanno vedere la testa. Libera la tua anima come ti dice la tua collera. Capisco come ti senti, ma non hai più bisogno di trattenerti. Ottimo consiglio, ma preferisco fare a modo mio. Proteggi la natura e gli animali, che amavo tanto. Niente, adesso non te la fanno mai vedere tutta. No, gli hanno sparato e niente. E adesso si mena di più Cell. Ah, si è parato. Quindi devo stallare, ragazzi. Non devo essere troppo forte su sto videogioco. Va bene. Fai Gohan, li dobbiamo eliminare. Vabbè, qua non serve nemmeno andare in ulti qua. Pezzo di merda. Dai, ma sei Giulio un pezzo di fango. A posto. E ora entra il padre. No, come ti sei permesso di picchiare mio figlio? No. Cristo. Mi stavo facendo imperdonare. Cell, imperdonare. Mi hai rotto il cazzo, Cell. Sì, ma Cell mi sta rompendo i coglioni comunque. Cioè, non ti devo menare, però mi stai menando a me.
sei... Sigaro di merda! Ma che gli hanno dato da mangiare oggi a Cell? Quanto lungo c'è la Cell? Calcola che la coda che c'ha dietro è nemmeno la metà di quello che c'ha lui. Facciamo finita, capo? Preso il muro. Dai, sì, la facciamo finita qua. C'ho paura di shottarlo troppo presto. Devo vincere, vincere e vinceremo, Gohan! Mi faccio i cazzi miei, c'ho paura che lo sciotto. Cioè, non so se lo devo sciottare già. Penso di sì, va bene. Non l'ho sconfitto subito. Quando fare il finale semplice è più difficile quello del What If. Ma il capo è una cosa indescrivibile, una nerchia perché... Sì, sì, vabbè, un bastone, cioè mi ci appoggio. Quando sto stanco. Ok, il finale è normale. Eliminalo subito! Ok, non l'abbiamo sconfitto subito. Comunque bisognava sconfiggerlo. Vuoi che lo finisca? È ancora presto, uno come lui deve soffrire prima di morire. Gohan, stai peccando di superbia. Guoco! Ho le traveggole! Ho appena vomitato 18. È meglio che l'ha vomitato che non l'ha cagata. Che noia, ora non sei più in grado di competere con me. Questi zii in Africa parlano così di solito. Non ti perderò mai. Tutta la terra sarà annientata. Mi dicono sei un coglione, lo potevi uccidere. リンゴ4人。どう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前まさか。 Vedi Gohan, sempre colpa tua, sempre colpa dei figli. Chieta Goku no ki ga. Grande Goku, ogni tanto qualcosa di buono lo fa. Sempre bello da vedere. Perlomeno l'hanno fatto a cutscene almeno. Guarda, credi subito, ho approfittato di 18. Il prezzo della vittoria è stata la vita di Goku e ciò riempie di rimorsi il cuore di Gohan. All'improvviso la terra inizia a tremare. Dalla polvere esce un lampo di luce che trapassa il petto di Trunks. Davanti a loro appare nuovamente la saga di Cell, che sembra diventata ancora più potente. Quando Cell si autodistrusse, ha protetto dall'esplosione il suo nucleo, tentando di rigenerarsi, e Cell che ha colpito Trunks in un attacco a sorpresa. Lo scontro ricomincia! E stavolta, Gohan, non ci sarà un'esclusione di colpi. Trunks! Odoroite il Yoda!
Sei forse impazzito? Potrò vendicare mio padre che è morto a causa della mia presunzione. Non sai quanto desidero ucciderti con le mie mani. Credi di esserne in grado? Questa volta non sarà così facile. Gay! Subito! No, 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 bro! Sto in un brutto spot! Oddio! Il re! Re Gohan! Come la schema! E poi ti faccio vedere io chi entra in veramente spa... Questa è la vera modalità sparking! Vedi, vedi, ancora non c'è la gamba mia cazzo in culo. No, sì, ma hai fatto la ultima, non ti è entrata. Come? Ma fai schifo. Bro, c'ho un cazzo di muro. E meniamo sto ser... Meniamolo! Oddio, è in bocca! Is! Non dimmi che lo devo finire con la camera mia cazzo in culo, che bestemmia! Vai, Vegeta, almeno pure tu, tutti insieme! Sconvolto per la morte di Trunks, Vegeta si gioca il tutto per tutto scagliando contro Cell con la massima potenza. Nonostante scarichi colpi sferrati da Vegeta, Cell è sempre illeso. Vegeta finisce il tappeto a causa del contrattacco di Cell, ma proprio quando Cell sta per dare il colpo di grazia, Gohan si lancia in sua difesa, sacrificando il braccio sinistro. Cell ormai è prossimo alla vittoria, accumula energia sufficiente a distruggere l'intero sistema solare e si prepara a scagliarla contro Gohan e gli altri. Oh, perdonami, la terra è spacciata. Ed è solo colpa mia. Proprio quando Gohan sta per cedere, sente una voce nella sua testa. È quella di Goku che non si fa mai cazzi suoi. E ora si posa. E io non faccio nulla. そう、終わりだ。 E la prima minaccia è stata annientata. Oddio, vediamo, c'è il re. Gohan riesce a sconfiggere Cell. La battaglia è terminata e la terra è salva. Gohan e gli altri vorrebbero usare Sfretra per far tornare in vita Goku, ma questo non è possibile. Goku tuttavia ha accettato il suo destino e dice a tutti che starà bene nell'aldilà. La battaglia ha lasciato un segno indelebile in Gohan e negli altri. Col cuore pesante per la perdita di Goku, tornano alla loro vita di tutti i giorni. Vai Gohan, prendilo nel culo. Oddio, Gohan è drogato. È passato molto tempo dallo scontro con Cell. Gohan frequenta il liceo nella lontana Satan City per realizzare il sogno di diventare uno studioso. No, ma abbassa quel braccio. Travestito da Great Simon, paladino della giustizia, Gohan lavora duramente per nascondere la sua vera identità mentre combatte i malvagi. Tuttavia, un giorno il suo segreto viene scoperto da Videl, la figlia di Mr. Satan.
L'idea minaccia di rivelare al mondo l'identità di Gritsheimer se Gohan non parteciperà al torneo mondiale. Il ragazzo è costretto ad accettare. Dall'altilà, Goku viene a sapere del torneo mondiale e annuncia che anche lui tornerà per un giorno sulla Terra per parteciparvi. Gohan è felicissimo di sapere che potrà rivedere suo padre dopo tanto tempo e inizia ad allenarsi con Goten in vista dell'evento. Quando vede Videl in balia di Popovic durante il suo incontro, Gohan si sente fremere dalla rabbia. Sì, bullismo sulle donne, se gode. Oddio, è il pelatone! Non rischierà di essere squalificato. L'uomo si sta trattenendo intenzionalmente. Credo che quel tizio abbia ottenuto una forza molto superiore alle sue capacità. Bravo Goku, molto perspicace. Non riesco a capire come. È trembolone, capo. Funziona sempre. No, Videl, no, non fare quella faccia. Ci sta già Gritsheimer che ti incula. No. È troppo pericoloso. Sì, picchiamo le donne. Gohan, cosa stai facendo? No, Gohan, cosa fai? Gohan! Ah! Potrei fermare lo scontro, quindi fare il what if o calmarmi. Noi ci calmiamo per il momento. Assolutamente. Dopo te menamo, capo. Dio, guarda come mi ha imbruttito. Madonna, che risata malefica. Una volta giunto il suo trono, Gohan sale su ring e si trasforma in Super Saiyan. Ma pochi istanti dopo, poi gli Yamu fanno irruzione e rubano energia di Gohan, facendogli perdere i sensi. Gohan chiede al Kaioshin, essere superiore persino al Rekkaio, di curarlo. Dopo essersi ripreso, Gohan parte all'inseguimento di Popovic e Yamu e raggiunge Goku e gli altri. Lungo la strada, Gohan e gli altri vengono a sapere di Majin Buu e del mago Bibidi Bobidi Buu. Goku e Vegeta sconfiggono senza problemi un avversario dopo l'altro. È il turno di Gohan! Son Gohan! Ti sei allenato negli ultimi tempi, vero? Non ha fatto un gran game in questi tempi di pace. Ormai noi due siamo molto più forti di lui. Sto sfaticato. Non sappiamo quale sia la sua vera forza quando si arrabbia. Oh! Tabura! Mi aspettavo tanto da degli umani, lo ammetto. Ma la vostra fortuna termina qui. Che il prossimo avversario è il Kaioshin. Lui si ritira. Babidi è davvero in crisi. Basta con le chiacchiere. Fatevi sotto. Number one da. Un po' una cheat. Signor Dabura, buonasera. Azzia, partiamo subito in Super Saiyan. Ah, che bella, vedi i tasti che non lagga, GG. Un altro gioco proprio. Ah, che è? Ma prendi i time, pezzi di merda. Sì, quando non c'è il lag sono troppo forte. Oddio, ma secco! Si è parato. Ma ha missato pure Dabura, fai vomitare Dabura. Guarda che scontro. Oh Dabura, pezzo di merda. Guarda, guarda quanto ci tiene. Scappa, scappa, capo. Niente, zi Dabura ce la tiene proprio con me. Ah, ma il Madan esplosivo costa 2. Hai capito? Ma bocca mi ha sboccato addosso, tipo. Vabbè, abbiamo finito. Ah, ok, dovevo solo stare là.
Hai il mic un po' alto. Abbassa un po'. Ho abbassato. Ah, più che il mic alto, c'ho il mic in bocca, c'ho. Oh! Buonasera, buonasera, ragazzi. Sui calci sparchi da stagione nuova di Blue Lock. What? Grazie all'intuizione di Darbula, Babidi riesce a manipolare Vegeta. Gohan e Kaioshin lasciano lui e Goku al loro duello e cercano Bibidi Bobidi Boo. Majin Buu rinasce grazie all'energia sprigionata dallo scontro fra Goku e Vegeta. Gohan tenta di fuggire con Kaioshin, ma i due vengono scovati dal nemico e scagliati lontano. Gohan subisce un colpo devastante che gli fa perdere i sensi. Poco dopo Vegeta arriva sul posto e sfida Gohan. È la scena più spammata in tutto il gioco. Sparchettiere lezioni migliori Blue Lock 2. Ah, boh, non lo sto vedendo. Desiato distrugge sperando di entrare alla CPU. Tuttavia, nemmeno il suo sacrificio riesce a fermare quel mostro. Quell'abominio, quell'essere. Quando Gohan riprende i sensi, si trova nella terra del re. Ha scampato per poco la distruzione per mano di Buu, grazie al re. Per sconfiggere Majin Buu, Gohan insieme al re riesce a estrarre la leggendaria spada Zeta, che sarebbe in grado di donare enormi poteri a chi non la brandisce. Goku ritorna nell'aldilà, percepisce l'aura di Gohan e se lo lo raggiunge. Quando Gohan e Goku provano la forza della spada Zeta, questa si spezza ed esce un vecchio pedofilo. Il vecchio inizia un lungo rituale per ampliare il potere di Gohan oltre i suoi limiti, diventando molto più forte. Il ragazzo torna sulla terra. La scena più vista nelle due rank. Nani? Nani? Sono. Sono. Nani? Yokatta. Maniatte. Nichan. Yokatta. Peccato. Oh, ma questa è la prima volta che uso con altri. Mette, credo me lo faccio usare. Ancora non l'ho utilizzato. Nani? I pannelli del manga colorati con effetti sbrilluccicosi, transizioni PowerPoint tipo lo slide dei levaggi, si astra, c'era il manga poi. Vabbè, il manga è bellissimo, te lo dico io che sto in pare. L'anime non lo so che sono andate. Li ho mangiati, anzi, sette ma ci potete sale il colesterolo, però troppa cioccolata. Oi, masaka, ore to tatakau tsumori ka? Shigau. La spara grossa. Omae, mai ore ni futtobasareta yatsu da. Gay. Occhi da. Sono. Hai capito? Ah, era una paralisi, che cazzo ne so io. Hai capito, il Majin Buu? Che ci tiene? Ciao Majin Buu, ci vediamo all'altro mondo. Ciao piccolo. Ma che problemi ha Gohan? Ma mettiti gli occhiali se non ci vedi. Cioè vedere dritto per dritto. Cristo santo. Bastardo. Hai capito? E basta, stai a dormire. Oh! Oh! Ma ci puoi di merda! Vai a fare il culo, muori! Ma però come ci tiene, Bu? Dai che l'ho preso, ma è impossibile che non l'ho preso. Vorrei anche vedere.
è Super Buu esploso. Anzi, io e Miss siamo un tutt'uno su sto gioco. Se non miss un paio di ulti, non so che contento proprio. Non c'è proprio sfizio, sennò vinco subito il fight. Che schifo. Guarda Goten come è contento. Goten ci ha spinto verso un polso limite, ma il mostro si fa esplodere e scompare. Come delle persone che ricordiamo. Dopo che Goten e gli altri lo hanno cercato per un'ora, riappare improvvisamente. Ta-ta-ra-da! Beh, bello, c'ha gli stessi con le pure dei Gogeta. Ma ci inizia a provocare Goten e Trunks, che si fondono trasformandosi di noi in Goten Version 3. Sfortunatamente, Majin Buu approfitta il momento di distrazione di Piccolo e Gotenks e li assorbe. E si riciuccia tutti. Guarda, mo ci sta Butenks, sì, che c'ha stacchi infinito in attacco da Def. Ero l'essere più potente dell'universo, ma tu hai osato superarmi. Così ha funzionato il cervello. Super Gotenks とかいうチビを我が身に吸収すればどんな奴が現れたって。Adesso c'ho l'Eza, immagino. Grazie al tuo piano ti si è sciolta la lingua, ma non sei certo diventato più sveglio. Volevi diventare invincibile, avresti dovuto usare quel trucchetto per assorbire me. Namba Wanda. Nani mo wakatte nai yo da na. No. Nani? Nani? Mai no Majin Buu ga itta hazu da ro. Ucciderti, solo così sarò soddisfatto. Vabbè, tu te lo ciucciavi e poi lo uccidevi dall'interno. Naruhodo. Soyu koto ka. Guarda Gon, come è incazzato con la... Vabbè, zitto, devo starla un po' di più. Ma quello entra subito in Sparking. Vabbè, io me lo meno un po', però non lo shot. Oh oh, mi ha preso. L'ho fatto 3-4 volte, ah! Ah, proprio il cancer c'ha loro. Preso in bocca e si... Vabbè, in realtà basta farlo scendere un po' di HP e poi lo meni. Volevo, ho sentito il rumore, manco l'ho visto. Madonna, Gon, la tangenziale non serve. Ma io non capisco. Il mio timing è sempre perfetto. Non capisco quanto lo devo menà. Cioè, quanto lo devo shotta più che menà. Bro. Come home! Credo che va bene, mo. Penso di sì. Poi vado a tenere un altro po'. Preso, boh. Col cazzo, Gon, dall'altro lato. No, 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 che sfiga, che sfiga! Madonna! Ok. Ma credo che va bene, mo. Dai, zio, sono stato un quarto d'ora! Dai, l'ho stallato abbastanza, su via! Ok, 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 nel chill! Vedi, poi sono ciuccia! Gon è in difficoltà, ma Goku resuscitato grazie al sacrificio del vecchio Kaio appare portando con sé Potara, con cui potranno fondersi. Purtroppo Gon non afferra il Potara che il padre gli ha lanciato e Majin Buu approfitta della sua distrazione per assorbirlo. Poco dopo Goku percepisce un'aura potentissima e familiare appena apparso da terra e la raggiunge usando il teletrasporto. Ufa, pesce, pesce, pop!
po, po. Però questa volta noi Vegito non lo useremo. Vegeta è tornato sulla Terra per un giorno e si fonde con Goku dando vita al guerriero più potente mai esistito. Vegito! Nonostante abbia assorbito Gohan, Majin Buu viene facilmente schiacciato da Veget, che si lascia per assorbire da nemico, per salvare gli altri guerrieri. Grazie a Goku e Vegeta, Gohan e le vittime Majin Buu sono state... Sì, ma non faccio più nulla con Gohan, abbiamo finito. Questo però fa mutare ancora Majin Buu, che scaglia un colpo terribile. Goku non riesce a teletrasportare anche Gohan e gli altri, che esplodono con la Terra. Oh, grande Gohan! Ecco qua, infatti... Tuttavia, dopo un eroico combattimento, il pianeta e tutti i suoi abitanti tornano a esistere e Majin Buu viene sconfitto. Grande Gohan, sei stato molto utile per questa saga. Potara che si crea il best principe del anche grande tumore. Gohan gli fa... meme di cose, dice un'altra volta. Gohan diventa un brillante studioso e continua a inseguire i suoi sogni. Mamma mia, che brutto vestito. E Videla hanno una figlia. Pan, sicuro che è tua figlia, Gohan. Fratello Goku ignora le rimostranze di Kiki, a parte per allenarsi, lontano dal pianeta di Bill, il dio della distruzione. Cioè, compare Freezer. Freezer gli dice, voglio le sfere del drago perché voglio il cazzo più grosso. Voi Vegeta impegnati sul pianeta di Beerus, sembrano irraggiungibili. Però senza Gohan cerca di fare qualcosa, ma in realtà fa schifo. Dove si è nascosto, Goku? No, Freezer l'hai fatto perché... Poi in futuro sapremo che volevi diventare più basso di qualche centimetro, eh? No, più alto di qualche centimetro. Più basso, che cazzo è un tappo? Io pure posso dire di sconfiggere i suoi uomini, ma... Bulma, forse non ti rendi conto di quanto sia pericoloso Freezer. Veramente Gohan che adesso è un pippone. Infatti Freezer, tu non cresci, sei un bimbo che non cresce. Guarda, mamma mia, che capelli brutti che c'ha. Ah, l'hanno proprio distrutto, io me l'ero dimenticato. Per fortuna. Quindi Freezer è gay, sì. Oh, guarda sto infame che spam. Hai capito? Cioè il maseco, il colpo lampeggiante esplosivo. Missiamo pure questa? No, questa è un po' missa. Povero soldato dei Freezer. Oddio. Minchia, lo scontro contro il soldato dei Freezer così. Mi pare un po' too much, capo. No, non lo prenderà mai nella vita. Immaginavo. Ah, che poi noi abbiamo la... Questa è una skin praticamente dei Gohan, perché noi abbiamo la versione quando siamo Gohan di Majin Buu. In alto arco. Oh, ma ce ne sta un altro. Ah, proprio è l'imperatore del male è uscito. Ma devo morire, che devo fare? Bastardo. Oh oh. Potremmo avere dei problemi. Oh oh, mi sta distruggendo. Oh oh. No, fratello, no, no. Ma è eccessivo. Meno male che l'ho schivata. Bro, non mi si gira, Gon. Che devo fare? Ha dei problemi, Gon, prese. Sono riuscito a schivarla proprio al rotto della cuffia. Fanculo, Freezer! Vai a cagà! Basta! Sì, per il motivo credo che io debba sconfiggerlo, Freezer, entro il tempo limite, là. Oh, Pan GT... Ma che perché ho sbloccato Pan contro Freezer? Che... Così a caso si sbloccano i PG. Ti farò soffrire il più possibile! E si gode. Cosa vuoi fare? Se non batti subito in ritirata ti aspetta una morte atroce. Vabbè ragazzi, abbiamo finito con Gohan, cioè questa era.
Infatti solo il What If poteva salvare sta saga. A questo punto non mi resta che darti il colpo di grazia. Zamamiro. Muori. Perché penso che abbiamo fatto il What If? No, ok, erci. Guarda, non pensavo. Sì, poi diventa gombista, che ne so. Se quando il gigante scavo di Gon, Goku e Vegeta usano il trasporto e tornare sulla terra. Ok, sì, tranquillo. Pensavo se fosse incazzato Gon, 5 minuti. Posso usare Goku un po' più divertente? No. Guardalo, Goku blu. Che si è fatto la tinta. Scoppia una battaglia tra Freezer. Accecato la vendetta e Goku, ecco. Che dimostri sul taglio di allenamento. Entrambi si menano. Dopo la vicenda di Freezer, Gon giura di diventare più forte e proteggere i suoi cari. E chiede a Piccolo di aiutarlo ad allenarsi. Inutile. Gon viene messo di nuovo davanti ai suoi limiti, ma continua a combattere e a migliorare. Mentre si allena, Goku va a parlargli del torneo del potere. Sapendo che gli universi sconfitti verranno annientati, Gohan decide di partecipare come difensore dell'universo 8. Sì, ha deciso di cambiare la strada. Per prepararsi a tornare al potere, Gohan si allena estremamente, con Piccolo e recupera il suo istinto combattivo. Tenendo a mente gli avvertimenti di Piccolo, affronta un regime totalitario! No. Tornare al potere, ha finalmente inizio! Gohan e i suoi amici si proteggono a vicenda ed eliminano un nemico dopo l'altro, ma quando la battaglia si fa dura, i duri iniziano a cacare. No, frate, Kill! Te lo dico dopo la stream. Che ha fatto la trasfusione qua. Risultati degli sforzi di Gohan gli permettono di sovrastare la sua docile natura. Lotta senza arrendersi fino alla fine e riesce a cavarsela, ma... Durante i combattimenti Freezer resta ferma a osservare Gohan. Ah, vedi, si è fatta l'amichetta, si è fatta. Ma resta senza energia in seguito dei continui scontri. Ecco, che appare Frost. Freezer, nonostante sia un alleato, unisce loro forze a Frost e sfida Gohan. La vendetta, capo! Bastardo, mi ha fatto la presa! Ma c'ho lo stesso kit di prima, c'ho solo che adesso Gohan è reskinnato! Ma che tristezza, zio Gohan! Full reskin! Te metto lo stesso kit di prima, solo che mo è Gohan con i vestiti giusti. Ah vabbè, gli devo solo calare la vita, penso. Costume Gohan adulto. Wow. Che rimbottito di trembolone, fosse solo quello che gli ha procurato tutta quella roba. Freezer scala il suo presunto alleato Frost fuori dall'arena. Poi alle sue spalle... Si è rialzato! Sì, ma Krillin è inutile, già è fuori. Stavano solo facendo finta di combattere tra loro. Ho capito dal tuo primo attacco, non stai facendo sul serio. Così ho deciso di reggerti il gioco e seguire il tuo piano, Freezer. Se non avessi capito le mie intenzioni, sta pure certo di aver eliminato all'istante. Ora sappiamo che Freezer sta davvero dalla nostra parte. Spero proprio che sia così. Se Gohan non l'avesse capito, avrebbe potuto tradirci sul serio. Direi che possiamo continuare a combattere insieme per arrivare alla vittoria finale. Ci sta la mossa quello dei raggi, le cose quando è trapassa attraverso. Sarebbe figo. Oddio, armacancone, pazzesco. Spettacolo. Incapace di fidarsi talmente di Freezer, Gon continua a lottare con tutta la sua forza. Unisce le forze con Piccolo durante i combattimenti. Oh, se non compare Goku ogni tot non siamo contenti. Anche gli altri combattenti di Urizio 7 stanno travolgendo i loro avversari. No, ma non dimmi che dobbiamo affrontarmi Laza, bestemmio. Vengo sconfitto e distrutto in uno e anche Piccolo finisce per essere eliminato. Torneo sta per concludere, ottenere la vittoria non sarà facile. Ma Gohan, Goku e gli altri collaborano per sconfiggere il nemico più pericoloso. Dispo. Il nemico più pericoloso. E poi compare Dispo. Gon nota che Freezer è in difficoltà contro Dispo e corre in suo aiuto. Ora lui e Freezer lottano fianco a fianco. Dispo letteralmente non lo devo menare subito. Dispo!
Roparato, un culo. Oh, pezzo di merda. Oh, sì, stiamo qua. Non mi prende il secondo cerchio. Oh, oh. Oddio, lo prende che è saltato così, non se l'aspetta. Sì, camperiamo, camperiamo. Ma lo possiamo menare. Menalo, capo, menalo! Meno male che l'ha preso. Ok, mo mi faccio i cazzi miei. Mo staliamo un po', perché se no non si triggera. Guarda come scende gol. Però fa ride, sta ricarica e scende nel frattempo. C'ha l'ascensore incorporato. Pezzo di merda! E basta! Stammi lontano, coniglio di merda! Stai lontano! Oh, ma questo rompi i coglioni! La caso? Vado? Oh oh! Dietro al muro, capo, dietro al muro. Via, per quanto la sto stallando, devo fare 20 fight qua. Oh, dispo, che famo? Per ride? Ciao, dispo, credo che io abbia stallato abbastanza, guarda. No, niente ulti, che schifo. Oh, 30k, me coglioni. Togli quanto broli, tra l'altro. Certo, è una ulti di merda che missi più delle volte. Bastardo. Ok. Freezer da fondo a tutte le sue energie per affrontare Dispo. Proprio io dovevo fallire. E ora... Cosa? Oh! Sei tu il capo, combattenti! Ah, sto reso bustato. Guardalo Dispo, che faccia c'ha, poverino. Cosa ha lanciato che non si vede manco? Buona pallina. Gigi e Glam finisce. Felice e contento. Piccolo soddisfatto. Gon e Dispo cadono dal ring e finiscono sugli spalti. Gon chiede scuse ai suoi amici per essersi fatto eliminare, ma piccoli arti si complimentano con lui per la sua ottima strategia. Gon continua a seguire gli scontri come spettatore. E Jiren viene menato. Con quei compagni rimasti riescono eroicamente a sconfiggere Jiren. Bello, madonna, esiste drago sotto effetto di acidi. Wow, fortissimi! Wow, pazzesco! Easy. GG!